Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang o mukbang, come lo volete chiamare, così lo chiamate. Sono agitatissima, ho il cuore a mille, però, mille, però vi devo dire un po' di cose. Inizierò dall'inizio per poi andare al succo di questo video, anche perché è giusto che voi comunque sappiate tutto. Comunque abbiamo ordinato la pinsa, una pinsa rotonda, ma vabbè, versione small. L'abbiamo presa mortazza, quindi mortadella, occhio e cecina e Mozzarella. mozzarella, e poi mozzarella o fior di latte, vabbè, provola e patatine. C'è anche mia sorella qua con me, per Salve a tutti. forza. Tu così sei un impappino dell'input. Assaggiamo. Un po' fredda, però. Buona. Ovviamente non ho mai assaggiato la pinsa originale. L'altra volta l'abbiamo fatta noi con l'impasto che uscì nella degusta box, però è buona. Assaggiamo anche la mortazza, che è molto più burpatella. Buona. Questo è un video che immaginavo di registrare, cioè era già in programma questo video da novembre-dicembre e oggi che è 16 febbraio è arrivata l'ora di raccontarvi tutto, cioè è volato. Mo viene, mo viene, mo viene il logo è venuto. Non mi sono prefissata nessun discorso, cioè nel senso sì, oddio, voglio dire questo, inizio prima da quello, ma lo sapete, io sono molto spontanea, come lo sono sempre stata nei miei video recensioni, adesso mi vengono in mente questi perché sono il fulcro di questo argomento. Non risponderò alle vostre domande perché è proprio un video di così, risposta libera, vi voglio parlare liberamente e tutto. Mi verso un po' di Coca-Cola, passo Coca-Cola anche a te e passo la linea allo studio. Che c'è? Poi si hanno delle domande. Ah, ovviamente poi se avete delle domande scrivete, però prima di iniziare a parlare di questa cosa, perché parlerò prima di un argomento molto 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 delicato, vi chiedo gentilmente di non citare nessuna azienda qui sotto, anche perché tutti i commenti che citeranno aziende che io non ho nominato o qualsiasi cosa, io eliminerò i commenti perché giustamente non mi voglio prendere un'altra diffida, quindi vi spoilerò già il primo argomento quale sarà. E sinceramente io non ne voglio sapere nulla di nessuno, quindi mi raccomando, raga. Ma io lo so, io lo dico per chi rompe le palle, però lo so che ci sono tantissime persone sincere, serie, quindi non lo farete, ma me lo scriverete in privato, come è già successo nel video mukbang un paio di video fa. Ho ricevuto dei commenti, mamma mia, dei messaggi che ve lo dico a fa. Comunque, tra virgolette, cercherò di non metterci il cuore, ma solo la testa per parlare di questa cosa, perché altrimenti alla fine. Allora, tutto accadde. Era venerdì santo. Sì, perché non me lo dimenticherò mai. Ero a tavola, fortunatamente io, a parte che a tavola non è che l'utilizzo, però ho il telefonino, come molti di voi. Non dimenticherò mai quella sera, stavo mangiando la pizza a scuderi, e buonissima, vita mia.
e mi arriva un'email di Venerdì Santo, quindi immaginate, un bellissimo giorno. Infatti io mi ricordo, è stata una delle Pasque secondo me più brutte della mia vita, perché ovviamente la mia testa pensava sempre alla stessa cosa, ero molto preoccupata. Mi ricordo quella notte che dormiva, Mikey, veramente raga, non riposai neanche un'ora. E da quel giorno ho sempre avuto paura, ogni qualvolta ricevo un'email su quell'account, il cuore mi batteva a mille, non nego, ancora oggi mi succede questa cosa. Fortunatamente io sotto i miei video di YouTube ho un'altra email che utilizzo prettamente, un'email lavorativa. Perché raga, se avessi ricevuto quell'email su un'altra email, io non l'avrei mai vista, ma veramente mai mai mai. Comunque si chiedeva che, visto che avevo recato danni all'azienda di immagine, infatti poi sono andata a ricercare questo marchio e nessuno aveva mai fatto una recensione, almeno pubblicamente su YouTube, e ho capito anche il perché. Vabbè, in parole, cioè, quella classica azienda che mette prodotti sul mercato ma non vuole ricevere una recensione, se non solo quella positiva, e ci sta. Va bene, e comunque io acquistai questi prodotti, come sono solita fare e continuerò a fare, acquistai questi prodotti e feci una mia recensione. I prodotti sinceramente a mio avviso non mi piacquero, però io sono sempre una persona che non mi piace denigrare un'altra azienda come una persona. E in quel video, che non c'è più, in quel video io misi molto spesso le mani avanti. In che senso? Sono prodotti che io solitamente non utilizzo, sono prodotti nuovi anche per me, diedi anche dei consigli su come forse migliorare il prodotto, per ovviamente al consumatore, come poteva renderlo migliore. Vabbè, non scrivete niente, mi raccomando. E comunque io mandai un'email con scritto, io stupida di me, vabbè, ovviamente quel video ce l'ho, stupida di me, non lo misi privato, che nessuno poi poteva vederlo eccetto mio. Però raga, in quel momento, presa comunque dalla paura, da tutto, lo eliminai proprio, cioè proprio lo eliminai completamente. E quella sera ricordo che ho oscurato molti video sul mio canale, che in questo momento non sono pubblici, li oscurai proprio per la paura. E mi lessi quelle mail, tante di quelle volte che non avete idea. Fu l'unica volta nella mia vita in cui mi presi una pausa dai social, perché mi ricordo che mi presi 4-5 giorni di stacco con la scusa che vi dissi che era Pasqua, ma io stavo veramente male. Infatti, se vi ricordate, io, proprio perché avevo paura, per un periodo di tempo non pubblicai più video recensioni, ma iniziai a farvi alcune recensioni nei vlog. Poi mi scocciai e dissi: uno, tu hai detto la verità, che se fosse stata un'azienda con la A maiuscola e con un po' di cuore in petto, non avrebbe mandato un'email del genere, ma c'erano mille modi per mettersi in contatto con me per dire: guarda, perché non ti sono piaciuti? Cosa non ti è piaciuto? Cioè, raga, ma cosa c'è di male? Vabbè, si sono sentite attaccate da una persona che ha poco seguito, perché giustamente io poi arrivi pure a pensare a tante cose. Se è una persona che ha poco seguito, allora io ti posso attaccare. Ma dal momento in cui una recensione come la mia l'aveste fatta, e mi dispiace raga perché purtroppo io devo parlare di numeri, lo devo fare perché è così, oh, l'avesse fatta una persona che aveva il triplo dei miei follower e a quanto si cercava un compromesso. Ok, no, prego. No, ho visto anche sì. E raga, io sono convinta di questa cosa, perché giustamente se tu attacchi uno squallo che ha tanti 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 follower, puoi cadere diretto, tua azienda puoi cadere direttamente. Invece piccolina riceva boh, stupam, ma che sto, perché se questo video fa molto hype dopo a mai chiudere, e ci sta, quindi blocchiamo questa persona. Vabbè, il video è stato tolto e tutto.
e sul mio canale quell'azienda non entrerà, ma neanche un giorno. Se io dovessi aprire una mia azienda, quell'azienda sul mio, che qualsiasi esso sia, non entrerà. E nulla. Ho continuato, poi mi sono sbloccata. Ho continuato a fare recensioni, ho continuato a acquistare i prodotti e sono andata avanti sulla mia strada. Con la mia strada. Poi è arrivato un momento dove io mi sono fermata, anche perché no, devo tornare un attimo indietro perché questa cosa la devo dire. Quando poi ti succedono queste cose, lì non riesci a pensare a mente lucida, lì subentra la paura, come è giusto che sia, però poi dopo ci pensi, pensi a tante cose, pensi anche che brava, chi è potuto esserci dietro tutto questo, anche perché parliamo di un video che non è che è uscito diretto il giorno dopo mi ha contattato, era un video che comunque c'era sul web da non ricordo i mesi precisi, però da più di 4-5 mesi c'era. In quel periodo feci una cosa, io mi sono sempre tenuta, ho sempre messo le mani avanti, in tutto, lo faccio nella vita sociale, quindi lo faccio anche specialmente nel mondo digitale. Mi sono fidata, ma infatti io ho questo mio rimpianto, mi sono fidata un poco, ma un briciolo, è lì che è cascato tutto. Quindi per questo vi dico, non vi fidate mai di nessuno, e da lì ho iniziato ad allontanare tutti, sono sincera, ho iniziato ad allontanare tutte le persone che mi circondavano, ovviamente sempre mondo social, tutte quelle persone che nell'ultimo periodo mi avevano contattato molto affiatatamente per poi scomparire. Succede la bomba, scompare. Io non voglio dire che, non voglio pensare, però io nell'ultimo periodo lo sono sempre stata, sono molto sensitiva. Poi forse noi donne abbiamo sempre una marcia in più, nel senso che abbiamo sempre il sesto senso. E io ad oggi sono convinta che non mi sono sbagliata, ma va bene. Comunque, tu di volato, buono? Ti è piaciuto? Buonissimo. Tu perché stai parlando, perciò altrimenti mi pensi già di per pochi. Passano i giorni, passano i mesi e io ho sempre pensato una cosa. Hai sempre camminato da sola. Il canale va avanti grazie a me e grazie a voi, senza terze persone. Quindi ho preso una scelta, per quanto l'ho presa veramente sofferta, è una scelta che non è che mi sono svegliata la mattina e ho detto non collaboro più con AS Food, no. Questa cosa ve la devo dire perché giustamente mi seguite da tanti anni, se mi hanno accettato la collaborazione io non dimenticherò mai quella giornata bellissima, io ho ancora gli screen, ho ancora tutto. Mi sono persa. mi sono proprio oddio, cosa devo dire? Comunque, si sono sempre comportati benissimo e penso anche io di non aver mai sbagliato nulla nei loro confronti. Ho deciso di, proprio ho detto ok, vuoi iniziare questo 2022 da sola, vuoi andare avanti ma vuoi tornare anche indietro? Raga, io nell'ultimo periodo, vi sono sincera, ho avuto la nostalgia dei vecchi video, ho avuto la nostalgia degli unboxing Prozis, ho avuto la nostalgia di tutti gli unboxing bulk, veramente mi sentivo male a riguardare quei video e a dire perché non rifarli. Così ho detto ok Giulia, vuoi essere libera? Allora fai una cosa. Affronta questo 2022 realmente da sola. Poi, chi azienda vuole crescere con te, ma per qualsiasi cosa, vuole un tuo supporto, ci sono le mail dove potermi contattare. Io sono una persona che da sola lavora meglio, purtroppo l'ho capita negli anni, e quindi ho deciso di
stoppare la mia collaborazione con AS Food, anche se veramente a malincuore ho preso questa scelta, anche perché è dal 2019 che sono con loro, quindi sono 2 anni, però ho detto ok, Giulia, devi farlo. E quindi tutto ciò per dire che da oggi il mio codice sconto non sarà più valido su AS Food. Ovviamente non significa che non ci collaboro più, allora. Escludo AS Food dal mio canale? Assolutamente no, perché io sono una persona che si fa sempre i giri sui tutti i siti, tutti. Mi piacciono acquistare prodotti nuovi, mi piace darvi la mia recensione, quindi ho già fatto un nuovo carrello su AS Food che sicuramente domani prendo. E lo invio pure e ordino, anche perché non significa che perché collabori con un'azienda allora la devi supportare, non ci collabori più allora non la supporti più. Queste cose non mi sono mai piaciute e non mi piaceranno mai, non lo farò mai. Il mio canale è nato con le recensioni, quindi avevo bisogno di ritornare di nuovo ancora di più, ancora più forte con le recensioni. E infatti vi dico già che io lunedì uscirà un nuovo video, uscirà un nuovo unboxing, quando mia sorella non ci sarà, però ogni volta che lei non c'è mi vanno sempre bene. Non lo so, abbiamo questa cosa di scaramanzia, non lo so, vabbè. Comunque. Io ho una cosa che, io dicevo sempre c'è Antonella, Antonella non può essere, io faccio una cosa e loro inconsapevolmente mi scrivono, cioè raga, voi ogni qualvolta io pensavo a questa cosa ricevevo un vostro messaggio: Giulia, è uscita questa novità su Prodis, Giulia, sono uscite delle nuove creme su Amazon, Giulia, mi provi questo, Giulia, ho bisogno della tua recensione. E ogni volta, raga, mi sentivo morire, ma mi sentivo ancora più felice nel dire ok, vado avanti per questa scelta, ho deciso di camminare da sola e quindi nel momento in cui ho deciso di camminare da sola e di costruire un nuovo percorso, io l'ho dovuta fare per forza questa scelta, non me ne pento perché sono felice, sono sincera di questa scelta. E quindi nulla, vi volevo dire questa cosa, sicuramente forse mi ha già perso io tante volte per poi ritrovarmi sempre. E nulla. Ovviamente voglio sapere voi cosa ne pensate di questa scelta. Ovviamente, zia Giulia, ritornerà con le recensioni, quindi ho bisogno che voi mi scrivete proprio: Giulia, devi comprare questo? Giulia, mi devi provare questo? Mi raccomando, prendetevi un libro. Giulia consiglia, no, prendetevi un quaderno con una penna. Giulia consiglia, scrivete tutto. È il momento di spendere un po' di soldini ed è il momento anche di risparmiare anche un po' di soldini grazie alle mie recensioni. Non vedo l'ora, quindi io vi do anche l'appuntamento già lunedì 21 con un super unboxing di nutrizione, alimentazione sportiva, ma non vi dico il marchio. Secondo voi quale marchio? Allora, è un marchio che non ho mai acquistato, mai 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 mai, neanche all'inizio del mio canale. Quindi è stato un marchio tutto nuovo per me, molto 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 sponsorizzato dagli influencer. Vi aspetto nei commenti. Se siete voi. È una di voi che mi scrive. Vedete? Dici il nome. Mi sembra che si dice Valerie. Valeria, Valerie. Mi sbaglio, sì. La ragazza che mi scrive sempre, si vede sempre il video, quindi un bacione. Vedete? Perché vi ho comunicato e lei mi ha messo la reazione con la faccina innamorata. Non è bugia, vedete? Non è bugia, vedete?
Ovviamente. Mi scrivete il video TikTok che ho appena messo perché vabbè raga ogni tanto mi scemunisco anch'io. Che vi volevo dire? C'era una cosa che vi stavo per dire. Ah, ovviamente sarà un triplo investimento economico, ma se non si investe non si cresce. Quindi io mi faccio un tosso di coccola perché mangio visita proprio, ok? Alla salute. A noi. Ieri ho festeggiato. E oggi che si gioco con voi. Ieri ho festeggiato con il mio team di ragazzuole perché dovevamo fare Ah, il vabbè, gioco bravo di peggio. ragattina. È finito. Dai, sono stata molto brava, forse perché c'eri tu, non ho pianto. Amore. Vabbè, sicuro perché l'ho realizzata talmente di quelle volte che. Ok. Riccardo. Ok, cin cin. Ad una nuova rubrica su YouTube. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere, ovviamente, anche in privato, mi trovate come Giulia Amifitto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Yuhu!